Compie 80 anni Manlio Santanelli, napoletano, uno dei maggiori drammaturghi europei del nostro tempo, accostato di volta in volta a Pinter, a Beckett, a Ionesco. Al Nuovo Teatro Sanità va in scena da venerdì 9 a domenica 11 febbraio il suo più recente lavoro Domanda di Desiderio, con la regia di Mario Gelardi. Una scrittura vivace, intelligente, ironica, che attraverso il paradosso mostra i limiti delle certezze quotidiane. Una vita coltivata nella violenza, un confine morale su cui preme la rabbia di un'identità senza contrappesi. Lo spettacolo Uccidete le madri, in scena sabato 10 e domenica 11 febbraio al Teatro Nest di San Giovanni a Teduccio, prende spunto da una storia vera di criminalità con un testo crudele a più voci, eseguite da un solo attore, Luigi Iacuzio. Cosa c'è nella mente di Otello, all'improvviso abbagliata dall'urgenza della vendetta? E quanto somiglia a noi Iago, che per soddisfare la sua meschina superbia mette in moto una macchina che tutto distrugge? A Sala Icos, sabato 10 e domenica 11 febbraio, Gaetano Ventriglia mette in scena Otello alzati e cammina, un lavoro poetico e onirico con una difficile prova d'attore. Sala Icos, il Nest e il Nuovo Teatro Sanità possono essere raggiunti dal centro della città con il Polibus, la navetta gratuita del Comune di Napoli disponibile su prenotazione.